5 milioni di euro per Casal Nuovo. È quanto stanziato dalla città metropolitana di Napoli nell'ambito del piano strategico metropolitano per progetti che vanno dall'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione al completamento dell'area Musa, passando per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e di diversi impianti sportivi. In tutto 8 progetti che sono stati presentati dal sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris insieme con il sindaco di Casal Nuovo Massimo Pelliccia e alla consigliera metropolitana e comunale Katia Iorio. Per me è un grande risultato come consigliera metropolitana e consigliera comunale di Casal Nuovo e soprattutto dimostrazione di una grande collaborazione sia a livello comunale che a livello metropolitano. Collaborazione istituzionale che ha reso concrete quelle che potevano essere delle idee, soprattutto dei sogni, qualcuno lo chiama il libro dei sogni e oggi a noi diventa realtà. In particolare per l'efficientamento della pubblica illuminazione sono stati stanziati 1.400.000 euro. L'intervento prevede la posa in opera di complessive 2.200 armature stradali a LED di diverso wattaggio che permetteranno da un lato di adeguare l'intera rete alle norme vigenti e dall'altro di ottenere una riduzione dei consumi del 60% con un conseguente calo di CO2 emessa nell'ambiente. Al via il completamento dell'area Musa per la quale sono state finanziate opere per complessivi 2.150.000 euro, 1.700.000 per il miglioramento della connessione area target via Benevento, mentre 450.000 vanno per la sistemazione del tratto di strada che collega via Virnicchi con via De Filippo, 400.000 euro per la messa in sicurezza di 12 edifici scolastici destinati a scuola materna, primaria, medie inferiori ed asilo, dislocati sul territorio comunale. Previsti inoltre 2 interventi nell'area sportiva retrostante la scuola di Viale dei Tigli nello spazio antistante il fabbricato 6 per la realizzazione di un campo da calcio 8 e di un campo da calcio a 5 oltre a un'area parcheggio, il tutto per 240.000 euro, 400.000 per l'impianto sportivo di via Monsignor Peluso per campi polivalenti e la sistemazione delle aree verdi connesse, altri 130.000 euro per la riqualificazione delle aree esterne del centro polifunzionale Labor Inti, mentre ulteriori 240.000 serviranno per il ripristino della copertura e l'adeguamento degli impianti antincendio del palazzetto dello sport di Viale delle Ginestre. Nell'occasione è stato presentato anche l'avvio della realizzazione del parco pubblico in località Taverna Nova, grazie al finanziamento della città metropolitana per la piantumazione di 200 alberi. Il sindaco Pelliccia ha ringraziato il sindaco De Magistris che ci ha dimostrato vicinanza, ha fatto comprendere ai cittadini di Casal Nuovo che la città metropolitana c'è, così come ha dato atto al Comune di Casal Nuovo che è capace di spendere fondi, siano essi europei ma anche quelli di città metropolitana. Noi siamo pronti, basta andare a gara perché sono tutti progetti esecutivi, così riusciamo con la pubblica illuminazione nuova a dare non solo sicurezza ma soprattutto a dare un'immagine di ambiente nuovo. Mettere nuovi pali della luce significa per la città di Casal Nuovo come piantare 1.300 alberi, questo è qualcosa di grandioso, noi l'abbiamo fatto, lo sappiamo fare e oggi abbiamo trovato città metropolitana con noi. Quello che abbiamo fatto dimostra che questo è un sud operoso che lavora insieme anche nelle differenze politiche per i nostri territori, i nostri abitanti, per lo sviluppo, mettendo al centro la persona, la difesa dell'ambiente, il territorio, le infrastrutture. Un bel segnale di trasparenza, di correttezza e di unità. Il sud non è zavorra, è la forza del paese e Napoli lo sta dimostrando.